Tante sfide dal sapore speciale e molte che hanno lasciato il segno per la loro particolarità. Come la prima stracittadina, disputata l'8 dicembre del 1929 e vinta dalla Roma grazie a Volk. Fu la prima vittoria e per di più fuori casa. Sull'esito della partita ha influito anche il tecnico laziale Vinicio, il quale dopo l'espulsione di Musiello all'inizio della ripresa ha ritenuto opportuno far entrare in campo un altro difensore, Ghedin, per affidargli compiti di spinta. La Roma ha segnato con Bruno Conti dopo appena un quarto d'ora, poi si è messa in difesa del risultato. Una difesa forse eccessiva che ha dato la possibilità alla Lazio di avvicinarsi assai spesso al gol. Cross di Candelà, la testa di Delvecchio e la rete di Delvecchio per il 3-1. 3-1 al 46esimo, quindi già in recupero la Roma quantomeno realizza un gol con Delvecchio, molto bravo. C'è un leggero tocco. Delvecchio, Totti, la palla in rete, la palla in rete di Totti, il 3-3, incredibile il pareggio della Roma, insperato ma fortemente voluto. E guardate, adesso sì, la gioia di Sensi non è più contenuta, gioia giustificata perché questa rimonta giallorossa è stata veramente esaltante. Tocco per Nedved, c'è Assunção senza il fallo, poi Mangone, pallone ottimo per Montella, attenzione, Montella, rete di Montella, pallonetto su assist di Mangone ed è il 2-0 per la Roma. Siamo all'undicesimo minuto del primo tempo, Roma 2, Lazio 0, Montella. Attenzione però perché Totti è genere di rigore, lancia un po' di slanta a Gervinia, non si arriva. Federico, proprio lui, Federico, strameritato, Balzaretti, la Roma in vantaggio con Balzaretti, la Roma in vantaggio con Balzaretti, la Roma in vantaggio con Balzaretti, Federico, 1-0 per noi. Balzaretti, grandissimo gol Alessandro, sfortunatissimo nella conclusione prima che va a baciare all'interno del palo, controcrosso di Totti, si coordina ancora una volta e questa volta fa 1-0, grandissimo Balzaretti. E qui la Lazio si distrae, Totti la mette sul secondo e questa volta Federico al volo fa 1-0, Roma in vantaggio con Balzaretti. Spero che non sia solo un'impressione, dare maggiore brillantezza adesso al suo ritmo. Attenzione, ancora la possibilità per Ibarbo, vanno in due, Ibarbo calcio, la mette, gol! 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 Iturbe! 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 Manuel! Proprio lui! E dai! Roma in vantaggio con il gol di Manuel Iturbe! Vantaggio della Roma, grande spunto di Barbo. Grande spunto di Barbo, ma tutto nasce su una genialità di Pjanic che con il colpo di tacco fa involare a puntare la difesa avversaria Nainggolan, scarico sulla destra ancora per il bosniaco che si trova il Barbo tra i piedi, che controlla, mette in mezzo, irrompe Iturbe e fa 1-0. Il gol di Juan Manuel Iturbe ed il vantaggio della Roma arriva al 27esimo, 1-0 il gol di Iturbe.